I sei punti Braille che oggi percepiamo con l'equità furono la soluzione ideale, allora e anche oggi. Io sono diventato cieco all'età di 22 anni. Prima di tabellarista già mi occupavo di programmazione, di grafica digitale, di animazioni e di videogiochi. Vabbè, i videogiochi sono la cosa più complessa che io abbia mai programmato. A volte voi stimolato ad aggiungere in Windows la capacità di stampare in Braille dal fatto ancora che nel 2007, nonostante l'evoluzione di computer e nuove tecnologie, le operazioni per stampare documenti in Braille erano complicate. Almeno io le ritengo troppo difficili nei miei gusti. Io sono un arcanista sostenitore della comunità. Per me i software devono essere vicini agli utenti e non ai programmatori. Molte volte i software sono lontani dagli utenti che devono usarli. E infatti gli utenti incontrano difficoltà. E non è colpa degli utenti. Non sentitevi in colpa quando non sapete come utilizzare un software. È colpa dei programmatori che li fanno troppo difficili. In Windows ho tenuto conto anche di questa regola di usabilità. Spero che verrà rispettata il più possibile. 8 anni fa, proprio in questo mese, era novembre, rendevo Windows capace di stampare in Braille. La facilità con cui le persone riuscirono a stampare documenti in Braille fu immediatamente notata. Alcune persone ritornarono a utilizzare le loro stampanti Braille, magari stampanti che avevano messo da parte per appunto la difficoltà di stampare in Braille. Windows catturò l'attenzione di insegnanti e scuole perché si notò subito che ognuno poteva stampare Braille in qualità anche a casa propria. Per la prima volta feci passare il messaggio che il Braille su carta possono autoprodurlo tutti, concretamente. L'ufficio provinciale scolastico di Vicenza, per esempio, nel 2009 avviò un corso sperimentale per insegnanti proprio per l'autoproduzione di libri Braille basato nel corso. Per gli studenti non vedenti e per gli insegnanti, l'autoproduzione Braille consente di avere immediatamente i testi da studiare. Risparmiamo anche della regata, ma perché una persona non vedente a casa propria dovrebbe ancora utilizzare il Braille su carta? Con tutti gli smartphone e i computer che esistono oggi. In parte per i motivi che dicevo all'inizio, il Braille è il modo più diretto per accedere alla cultura, ma anche per comunicare. Per avere disponibile tutto ciò che è utile ricordare, consultabile subito, senza alcun ausilio di lettura. Abbiamo bisogno solo di lettura. E poi, come mi dicono alcuni amici, con i programmi che si può leggere sotto l'interno. E io aggiungo che non è necessaria alcuna lampadina. Nel 2009, in Windows, creai un'altra piccola funzionalità. In tutto il mondo, prima di Windows, mani i non vedenti da soli avevano creato grafici tattili. Dentro Windows sviluppai un ambiente completamente accessibile che rese i centri capaci di creare grafici tattili. Infatti, nel 2010, ricordo una cosa piccolissima, nel 2010, in occasione dei mondiali di calcio, realizzai un quadernetto che conteneva il campo da calcio a rilievo, con tanto di spiegazioni in Braille, con le misure regolamentari del campo di calcio. Questo lo ricordo particolarmente perché fu un'emozione per me, ritoccare e rivedere con le dita e con le mani il campo di calcio che avevo visto in televisione. Questo fu molto bello, molto emozionante. Io devo scusare la parola, ma ce l'ho pure io così.
un'emozione come la prima volta che lo stampai. E mi ricordo che questo quadernetto fu distribuito dall'Associazione Disabili Visivi. Mi ricordo perfettamente quando lo avevo trovato in Cremona. Questo è uno dei tanti quaderni tattili che ho realizzato da solo. E io sono un vedente. Nel 2010 aggiunsi in Windows delle funzionalità per scrivere, per stampare in braille, per leggere documenti in greco antico, con sintesi vocale e parabraille. Realizzai anche un altro quaderno tattile con le lettere greche a rilievo, per far toccare la forma di queste lettere ai non vedenti, che magari sentono parlare di alfa, beta, gamma, spirito dolce, spirito aspro, iodo sottoscritto, accento grave, accento acuto, ma graficamente non sanno cosa sia. Io ho ripassato pure sotto tutti gli anni per quaderno. Ora, Biblos è il software più completo per gestire il greco antico. Scrivere, stampare in braille, leggere il greco antico in autonomia. Considerate che prima di Biblos ci volevano settimane per riprodurre il greco antico in braille. Praticamente lo si ricopiava lettera a lettera. Con Biblos stampare il greco antico in braille si fa caricando i documenti e cliccando sul pulsante e il braille è qualitativamente ineccepibile, che possono fare tutti, ciechi e vedenti. Il design for all che diceva prima Salvatore Romano. Da fine 2011 Biblos è inserito in tutte le stampanti braille di marca Index, le più diffuse al mondo. La collaborazione che ho avuto con Index Braille, che è l'azienda produttrice di queste stampanti in Svezia, ha permesso a tutte le persone che si avvalgono del servizio sanitario nazionale per chiedere scusa o dato uso una stampante braille di stampare in braille a casa propria senza particolari difficoltà. Non devono scaricare il mio video sul mio sito, ce l'hanno già detto con la stampante. Dobbiamo andarci verso la conclusione. Sì, sto per finire. I computer mostrano i caratteri schermo sulla base di mappe di caratteri che si chiamano codifica. La codifica che oggi viene utilizzata si chiama Unicode. Unicode contiene tutti i caratteri di tutte le lingue del mondo, vive e morte. Il greco antico, per esempio, la ricorda. Biblos usa Unicode. Infatti riesce a stampare il braille in molte lingue, tra cui anche il russo con i suoi caratteri cirillici, l'arabo e anche l'esperanto. Stampa anche in stenografia braille italiana, è l'unico software che stampa in stenografia. Purtroppo la stenografia italiana non si è mai diffusa in Italia, a differenza della stenografia inglese che la utilizzano in base usando quasi solo stenografia braille. Microsoft 4 oggi è un software gratuito, aggiunto o pubblicato Windows 4. È scaricabile e utilizzabile senza limiti. Ho scelto così di offrirlo così, anche se al senso di prezzo molte volte rende un software poco appetibile, e poi insegno. Io ho scelto di offrirlo così perché la gratificazione che io possa avere per questo e quando Biblos viene utilizzato con soddisfazione. L'ultima caratteristica che ho avuto di Biblos è stata la capacità di stampare matematica braille. È una piccola funzionalità che ho aggiunto due mesi fa. È stampante in braille, appunto stampare in braille matematica rende indipendenti gli studenti, gli insegnanti, le scuole e anche alcune strategie che usano Biblos. Biblos comunque è molto alto. Io ho finito di mettere con il software per fare videoscrittura, per creare libri, per studiare con l'aiuto di enciclopedie visionarie e altri servizi e altro. Ma non c'è tempo. Oggi io credo di avervi dato sufficienti stimoli per
fare da soli, potete fare da soli. L'ultima cosa che vuoi dire è questa: quando una persona, nel nostro caso una persona disabile, non è capace di fare qualcosa, in qualsiasi situazione che la vita gli mette di fronte, nel nostro caso stampare autonomamente il braille, non è colpa della persona, ma dell'ambiente o degli strumenti assenti o presenti. Raggiungere il piccolo traguardo di produrre braille e graficità e virtualità in autonomia può far intuire che tutte le bambine mentali, reali o virtuali, che un disabile incontra nella sua vita possono essere abbattute, rendendo la vita di un disabile qualitativamente migliore. Basta volerlo. Tutti. Grazie.